Oggi parliamo di un tema particolarmente serio, ovvero Facebook e i suicidi. Facebook ha appena lanciato un nuovo tool il cui obiettivo è prevenire i suicidi. Purtroppo non è raro che chi vuole togliersi la vita lo annunci con un post o peggio ancora con un video in diretta. Già da tempo il team di Mark Zuckerberg stava sperimentando soluzioni per intervenire in questi casi. La banale segnalazione da parte degli altri utenti è stato il primo tipo di risposta, che si è però dimostrata spesso tardiva e inefficace. Da ora in poi non solo gli altri utenti potranno segnalare una possibile situazione di crisi, ma il potenziale suicida apparirà in tempo reale una schermata in cui potrà scegliere se contattare un amico, una helpline o semplicemente leggere alcuni suggerimenti per superare un momento difficile. Sarà offerta l'opportunità anche di contattare esperti e associazioni che si occupano di aiutare persone in difficoltà. Molto di più, Facebook sta testando una intelligenza artificiale in grado di identificare situazioni a rischio partendo dal confronto con i post segnalati in passato. I commenti all'annuncio da parte di Zuckerberg sono per lo più positivi. C'è ad esempio un genitore la cui figlia ha provato a togliersi la vita due volte nell'ultimo anno e che considera la novità un enorme sviluppo che può fare la differenza. Un altro commento sottolinea come tutto quello di cui una persona in difficoltà ha bisogno è che qualcuno l'ascolti. Resta però una domanda: può davvero la tecnologia essere risolutiva in questo tipo di casi? Finita la crisi, finita la chiacchierata su Messenger, riparte la vita di tutti i giorni, in cui gli amici di Facebook e quelli reali restano troppo distanti. Citando un po' di filosofia, la tecnica e quindi la tecnologia è lo strumento che permette all'uomo di rendere il mondo abitabile. La tecnologia quindi è uno strumento fondamentale per l'uomo per poter sopravvivere. Dall'altra parte però nella tecnologia non si esaurisce tutto quello che un uomo è. E di fronte alle straordinarie opportunità offerte dalla tecnica, dalla tecnologia, occorre non dimenticarlo.